detto, perché sfidare le due gocce di pioggia e il conseguente traffico romano in questo mercoledì sera è incredibile. Vedere una sala piena con la gente in piedi mi dice che il 12 febbraio succede una cosa nuova, bella, sana, giusta e rivoluzionaria. Per la prima volta nella sua storia la Lega sarà al governo della regione Lazio. Salutavi giustamente l'amico Francesco Giro, era un'iniziativa del quotidiano Il Tempo con altri due Francesco, che sono e penso saranno importanti per quello che hanno fatto, ma soprattutto per quello che faranno. Francesco Storace e Francesco Rocca. L'importanza di chiamarsi Francesco, abbiamo il titolo del film. Comunque io penso che ci siano tante belle energie, c'è una sinistra che arriva alla fine del mandato stanca, sfilacciata, sfiduciata, le immagini che abbiamo visto da Sergio sono immagini che penso saranno fra quelle che faranno perdere questa sinistra delle chiacchiere, faranno vincere la Lega e il centrodestra. Certo, il nome del candidato governatore è importante, lo aspettiamo da tanto tempo, conto che questo sia il fine settimana giusto, anche perché guardavo il calendario venendo qua, c'è uno che ha fatto il giro del mondo in 80 giorni. Qua noi dobbiamo fare il giro del Lazio in 60 giorni, perché oggi è il 14 dicembre, ieri era Santa Lucia, se si vota il 12 febbraio e la matematica non è un'opinione, mancano 60 giorni esatti, comprese le feste, che per noi che siamo a dieta saranno un momento drammatico, soprattutto in una regione dedita al veganesimo come il Lazio, dove ci sono pranzi e cene di Natale e Capodanno con l'insalatina scondita e il succo di melograno. Scherzi a parte, vi chiedo, perché qua c'è il popolo che ci porterà a vincere, poi attenzione, un conto è vincere, un conto è governare, perché non basta vincere il 12 e il 13 febbraio, bisogna governare fino al 2028. E mantenere le promesse, perché come Lega abbiamo sofferto negli ultimi mesi e negli ultimi anni. E stacci te al governo con PD e 5 Stelle. Poi, tornando indietro a quegli anni bui del Covid, quasi due anni fa, quando nasceva il governo Draghi, molto probabilmente tornando indietro rifarei la stessa scelta, consapevole di pagare un prezzo, però alla fine di questo tunnel, contando che il buon Dio ci abbia ormai lasciato alle spalle il peggio, perché rifarei questa scelta che non ha premiato il partito ma ha aiutato il paese? Perché se in quegli anni drammatici avessimo lasciato il paese, l'economia, la sanità, i nostri figli in mano a un governo gestito solo dalla sinistra, non so come ne saremmo usciti. Quindi io dico che ci siamo sacrificati per il bene del paese. Sicuramente in quegli anni è stato più facile fare opposizione che non andare in Consiglio dei Ministri con Di Maio, con Conte, e in aula con Renzi, Calenda e compagnia bella. Però vi assicuro che adesso abbiamo già cominciato, e l'aria si sente, i dati si vedono, non parlo solo dei sondaggi che sono tutti fortunatamente positivi, ma anche andando in giro, perché adesso siamo in un governo che abbiamo scelto, siamo in una coalizione che ha stravinto le elezioni, e io sono convinto, rispettando la bravura e l'amicizia di tutti i fedeli alleati, che alla prova del governo le donne e gli uomini della Lega non abbiano niente da imparare rispetto agli altri. Quindi quando siamo messi in condizione di governare con un progetto, un programma
con 5 anni davanti, avviso ai naviganti, ai gufi, agli avvoltoi, agli sciacalli, questo governo arriva alla fine del mandato fra 5 anni, non ci sono se e non ci sono ma. Poi fra 5 anni verremo pesati. Il mio ministero è affascinante, anzi dico i miei ministeri, perché io da 53 giorni sono in 3 ministeri in uno: trasporti, infrastrutture, lavori pubblici, casa. Ero al dibattito e c'era con me il sindaco Gualtieri un'oretta fa. Io ovviamente sono al servizio delle comunità, a prescindere dai colori dei comuni. Ieri ero a Firenze col sindaco di Firenze per investire sulla città. Settimana scorsa sono fatto un sopralluogo ai cantieri della metro C, e questo governo, e aggiungo questo ministero, ha messo 2 miliardi di euro per la metro C che altri non avevano messo in passato, ma non per quartieri, per Roma. Questo governo ha messo in questa manovra economica 700 milioni per l'acquedotto del Peschiera, che sono lavori che non si vedono, poi stasera tornate a casa al rubinetto lo aprite tutti quanti. E quindi questo governo si sta impegnando su Civitavecchia, abbiamo incontrato più volte il sindaco, sul porto, sul retroporto, sull'alta velocità, sulla Roma Latina. Questo governo in 53 giorni ha già fatto 3 riunioni sull'autostrada dei parchi, sulla A24, io ricordo che qualcuno a sinistra, vincendo le elezioni comunali, promise l'eliminazione del pedaggio per centinaia di migliaia di cittadini romani, Lunghezza, Ponte di Nona, Sette Camini, che devono pagare il pedaggio per spostarsi di città in città. Io non faccio promesse a caso, abbiamo fatto 3 riunioni, ho chiesto i conti all'ANAS e faremo tutto il possibile perché noi, perché il ministro della Lega, perché il segretario della Lega tolga il pedaggio a 300.000 cittadini romani per andare a lavorare, a studiare, a far spesa nella propria città. Poi vediamo. Oggi ho fatto una riunione con l'autotrasporto, ho fatto una riunione con l'ex ministro Lunardi sul ponte sullo stretto. Magari lo facciamo noi prima il ponte sullo stretto che quello che abbiamo visto prima ad Amatrice. Abbiamo fatto la riunione sull'alta velocità. Io ho trovato 117 opere pubbliche commissariate ferme in giro per l'Italia, ferme, perché c'è il comitato, c'è il ricorso, lì c'è il mandorlo, lì c'è l'uccellino, lì c'è il pesciolino. Io adoro il mandorlo, il carrubo, l'uccellino e il pesciolino, ma il mandorlo si può spostare, il pesciolino si può spostare, noi dobbiamo viaggiare veloci e sicuri, dobbiamo sconfiggere i professionisti del no, che anche a Roma hanno fatto abbastanza danni. E lo stadio no, e il termovalorizzatore no, e l'Expo no. E sì, sì, c'è bisogno di uno stadio nuovo a Roma, sì, c'è bisogno di un termovalorizzatore, anzi di più termovalorizzatori, sì, perché ovunque nel mondo i rifiuti diventano energia, calore, ricchezza. Perché dovete pagare una delle tasse rifiuti più care d'Italia per avere i cinghiali che fanno gli operatori ecologici in giro per Roma? Non è possibile, non è possibile. Come si fa a dire di no a trasformare il rifiuto in calore, in energia e in ricchezza nel 2022? Non è pensabile. Quindi questo vale per l'alta velocità, ma vale anche per i treni per i pendolari. Io ne ho parlato con l'amministratore dell'FS di Trenitalia, va bene l'alta velocità, oggi pomeriggio ero in collegamento in al ministero col sindaco di Eboli, con i sindaci salernitani, l'alta velocità da Salerno a Reggio Calabria, l'alta velocità Torino-Lione, però poi ci sono anche gli intercity, ci sono i treni pendolari, ci sono i treni che anche a Roma per andare a Ostia devono essere considerati non carri ma treni. Quindi non miracoli, ma in 5 anni io vi assicuro che il Ministero dei Trasporti, delle Infrastrutture e dei Lavori Pubblici porterà una marea di sì, anche perché ogni miliardo di euro di cantieri sbloccati sono in media 17.000 posti di lavoro. Quindi se io riesco a portare tanta roba, 17.000 posti di lavoro,
quando abbiamo fatto il sopralluogo per la fermata Colosseo della metro C, c'erano gli operai orgogliosi, perché quello non è una galleria, non è un'opera, quella è un'opera d'arte, perché vai a scavare sotto Piazza Venezia, vai a passare sotto il Tevere, vai a fare infrastrutture, perché Roma è eccezionale, però ovviamente se scavi trovi, devi tutelare, quindi devi coniugare la tradizione, la tutela del bello, però con l'innovazione, con lo sguardo rivolto al futuro. E questo riguarda anche, sto passando ore e ore dei miei giorni e delle mie notti, e questo riguarda tutti, perché magari non entra in casa vostra, poi però decide come si lavora e come si produce. Io venerdì a mezzogiorno porto in Consiglio dei Ministri la bozza del nuovo codice degli appalti, del nuovo codice dei contratti pubblici, e l'indicazione quella di accelerare, di semplificare, di sburocratizzare, ma anche le sovrintendenze, ce lo diciamo, Roma è una città straordinaria, il bello va tutelato, ma come puoi dire di no a qualche commerciante, a qualche imprenditore, a qualche albergatore che ti dice metto sul tetto della fabbrica, metto sul tetto dell'albergo dei pannelli solari per produrre la mia energia, e no, ecco, chi sceglie la Lega il 12 febbraio a Roma sceglie i sì. Noi vogliamo un Lazio che corre, una Roma che corre, un Lazio che corre. Quindi è questo, poi si vota il 12 e il 13, che abbiamo chiesto di votare la domenica e il lunedì, perché chi ha paura del voto, chi ha paura della partecipazione, chi ha paura della democrazia, e poi la regione dovrà tornare a fare quello che compete alla regione, sanità innanzitutto. Quanti ospedali chiusi nel Lazio negli ultimi anni? Quanti punti nascita? Quante chiusure? Poi attenzione, ve lo chiedo da militanti a militante, da ministro ad amministratori, facciamo una campagna elettorale, a differenza di quello che ha fatto la sinistra negli ultimi anni a Roma e nel Lazio, promettiamo solo quello che siamo sicuri di poter mantenere. Perché poi il nostro programma elettorale dovrà essere la Bibbia, e a piccole dosi, ovviamente per gradi, non è che noi non possiamo dire ai cittadini di Roma, di Rieti, di Frosinone o di Latina, guarda che noi in 6 mesi facciamo quello che non hanno fatto in 20 anni, no, ci avremo 5 anni, noi anche al governo avremo 5 anni, questa è la prima manovra economica, sì, abbiamo risolto i problemi di tutta Italia in questa prima manovra economica, no, abbiamo incardinato quello che avevamo promesso in campagna elettorale il 25 settembre, sì, ci eravamo impegnati, adesso non ho capito perché, poi adesso vado a leggerlo, l'Europa ci bacchetta sulla riforma delle pensioni, può bacchettarci quando vuole, ma per me cancellare la legge Fornero è un atto di giustizia sociale, non si può morire sul posto di lavoro. E guardate bene, il tempo medio di contributi versati e di anni lavorati delle donne e degli uomini italiani è fra i più alti in Europa. Quindi non è che stiamo parlando dei baby pensionati, l'obiettivo finale qual è? Quota 41. Siamo riusciti già nella prima manovra economica a approvare tutto il pacchetto quota 41? No, però abbiamo messo in salvo decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori che con la legge Fornero sarebbero stati in gabbia e sotto sequestro fino a 67 anni. E abbiamo cominciato un percorso che porterà a quota 41. La flat tax, come promesso, primo step, l'abbiamo portata per le partite IVA dai 65 agli 85 mila euro, passo successivo arrivare a 100 mila euro, e poi estendere questo trattamento fiscale semplificato anche a pensionati e lavoratori dipendenti. Perché il fisco deve essere a misura di cittadino, non deve essere un piccolo complicazione. Ci sarà l'aumento fino a 600 euro delle pensioni minime, ci sarà l'aumento degli stipendi più bassi e ci sarà una forte revisione di uno strumento che si è rivelato fallimentare, che è il reddito di cittadinanza. Bravo! Che continuerà a essere garantito a chi non è in grado di lavorare, perché quello è sacrosanto, ma se sei in grado di lavorare, se non hai figli, se non hai disabili a carico, se sei di sana, robusta e costituzione, non hai famiglia, c'hai 30 anni e rifiuti di andare a lavorare,
ti tolgo qualsiasi tipo di contributo pubblico, perché non puoi essere più sull'immigrazione. Io più che andare a processo per aver difeso i confini del mio paese non posso fare, ho il mio appuntamento mensile a Palermo. Poi pensate da che pulpito veniva la predica, per me sono tutti innocenti fino a prova contraria, quindi fino all'ultimo grado di giudizio i processi io non li faccio sui giornali, in televisione, se guardate le mie pagine social in questi giorni non ho pubblicato mezza accusa, perché non mi bastano i si dice, si narra, quelli sono quelli di sinistra, che appena su un giornale escono due righe ti fanno il processo a reti unificate, Rai 3, La 7, qui, qua e qua. No, quindi tutti sono innocenti fino a prova contraria, però diciamo che da quello che sta emergendo la rete ONG sinistra e potenze straniere che danno una bella quantità di quattrini, mi sembra che stia emergendo. L'immigrazione per la sinistra è un business, non è una questione di accoglienza di carità cristiana. Mettici in vitra ai confini, no, che basta far rispettare le leggi, signora, basta far rispettare le leggi e non regalare le case popolari ai prepotenti che saltano la fila alla faccia di quelli che stanno aspettando la casa popolare come prezzi con i loro requisiti. Quindi è questo, in democrazia funziona così, 60 giorni, io chiedo a voi di essere portatori di cambiamento, di bellezza, di ricchezza e di lavoro in questi 60 giorni. E siete fondamentali, perché una campagna elettorale come quella che ci sarà nel Lazio e in Lombardia non c'è mai stata. 60 giorni passano in un quarto d'ora, ma non sono 60 giorni. Natale, Santo Stefano, Immacolata, la Befana, farà freschetto. Quindi sarà, no, Sant'Ambrogio è passato. Però per dire che sarà fondamentale la vostra operazione di militanza politica anche alla cena del 24, anche all'incontro con i parenti, anche in parrocchia, anche in associazione, anche nel paese, in piazza, in posta, perché ci aspettiamo che portino le nostre idee di cambiamento, di salute, di sanità, di pulizia, di innovazione, giornali e televisioni, temo che staremo qua ad aspettare a lungo. Però una sala come quella di stasera, allergite, con centinaia di persone sedute e tante persone in piedi, mi dice che siamo sulla strada giusta. Un applauso, fatevelo voi. Fatevelo un applauso per la giustizia qua. Quindi, abbiamo passato anni complicati in cui andare a portare la voce della Lega al gazebo, al bar, in piazza, al circolo era complesso, perché vai a spiegare perché stavi lì con Conte, con Di Maio, con Renzi, con Zingaretti, con Tizio, con Caio. Adesso siamo in un governo di centrodestra scelto dai cittadini. Come Lega abbiamo una forza di cambiamento nel novembre del 1990, 32 anni fa, tanta roba, quindi mai nel novembre del 1990, quando entrai nella sede della Lega di Milano in via Vespri Siciliani, periferia ovest, avrei pensato di essere una sera allergite davanti a centinaia di persone a 60 giorni dalla vittoria della Regione Lazio. Per me è un'emozione e indietro nel futuro. Di più, investire su Roma, e lo stiamo facendo non a chiacchiere, a Roma, chiacchieroni, ci sono dei professionisti della chiacchiera del centro-sinistra, che ingrassano a furia di chiacchierare, non faccio nomi e cognomi, lascio il record della simpatia immaginare a chi possa essere riferito, però poi dalle chiacchiere si passa ai fatti,
La metro senza soldi non la fai, l'acquedotto senza soldi non lo fai, l'autostrada senza soldi non lo fai, l'eliminazione del pedaggio senza soldi non lo fai, gli ospedali da rimettere in sesto senza soldi non li fai, l'assunzione di medici, un altro impegno che ci siamo presi, ho chiesto al ministro dell'università e al ministro della scuola di andare fino in fondo a abolire il test d'ingresso, il numero chiuso per la facoltà di medicina, per permettere a tante ragazze di provarci, di investire su se stessi. Io mercoledì ho convocato al mio ministero una riunione, saremo in tre ministri, io, il ministro della scuola e il ministro degli interni, perché c'è il tema della sicurezza stradale, c'è l'aggiornamento del codice della strada. Per quello che mi riguarda, chi guida e chi ammazza mettendosi alla guida drogato, ubriaco, la patente non la vede più per il resto dei suoi giorni, perché è una strage a cui bisogna porre. C'è il problema degli incoscienti a quattro ruote, poi però c'è una forma di mobilità che il codice della strada nel 1992 non conosceva, e ne parlavo con gli uomini e le donne della polizia stradale, diciamo che anche i monopattini che sfrecciano su strade, marciapiedi a velocità ogni ora del giorno e della notte, anche in contromano, qualche tipo di controllo, casco e targa, perché tutti devono essere identificati, devono essere tutelati, devono essere sostenuti, quindi il rispetto, un paese fondato sul rispetto. Ho parlato anche troppo, però avremo modo di... No, andiamo avanti altre due ore. Tanto stasera c'è Francia-Marocco, quindi... No, qua i maschi che pensano andare a casa a vedere la semifinale, fuori ad attaccare manifesti sotto l'acqua, quindi fuori a dare volantini, attaccare manifesti. Tanto è difficile decidere per chi di fare stasera, perché comunque non parliamo di calcio, e poi quando si parla di calcio ci si divide. Però vi dico grazie e vi chiedo di vivere questi 60 giorni come 60 giorni bellissimi, straordinari, perché il centrodestra è già stato messo alla prova del governo a Roma, città e nel Lazio. Però probabilmente per tanti fattori poi è andata come è andata, sto giro non possiamo sbagliare, quindi chiedo a Claudio di comporre le liste elettorali nella maniera più libera e più competitiva possibile. Non devono essere liste a misura di qualcuno, ma devono essere persone più forti, più radicate. E quindi ringrazio chi si è avvicinato, ringrazio chi si avvicinerà. Apriamo anche le liste, non soltanto, e lo dico, ripeto, da uno che ha la tessera in tasca da 32 anni, se qualcuno si avvicina è portatore di idee, di soluzioni, di proposte, di energia, di entusiasmo, di comunità, apriamo le porte della Lega, qualcun altro si chiude, noi abbiamo il dovere di aprire, anche perché poi, e chiudo con questa riflessione, l'onere di governare la regione non sarà solo sulle spalle dei consiglieri o degli assessori, ma chi è in questa sala si deve sentire a tutto titolo coinvolto nel governo della prossima Regione Lazio, perché serviranno anni e centinaia di donne e uomini per andare, perché l'ho visto io da ministro, lo vedo da ministro, non basta il ministro, occorrono centinaia di persone. Poi attenzione, io sono arrivato al mio ministero trovando diverse persone nominate dagli altri, perché il mio ministero, come altri ministeri, è stato appannaggio della sinistra per anni e anni e anni. Ma se c'è uno che è stato indicato da un mio predecessore di sinistra, che è bravo e fa il suo mestiere, lì è e lì rimane, perché io non chiedo la tessera per entrare a lavorare, se uno è bravo lavora. Però è altresì vero è che se ti hanno piazzato lì perché avevi la tessera rossa in tasca, sei amico del cugino, del cognato, dell'amante, del nipote, cambia mestiere, perché noi abbiamo bisogno di gente motivata e capace per guidare la Regione Lazio. Quindi ci sono dirigenti in sanità bravi, ci sono dirigenti in sanità che saranno cambiati perché non sono all'altezza del loro ruolo. Quindi in bocca al lupo, e chiunque sia qua dentro, non è qua dentro per caso, vi ringrazio perché avete dedicato tempo non a me, non a un partito, ma un progetto, a una comunità, a un'idea,
e quindi saranno una domenica e un lunedì dove votano le due regioni che sono insieme ad altre la spina dorsale di questo paese, il Lazio e la Lombardia, Roma e Milano. Il percorso dell'autonomia non è in antitesi, anzi è assolutamente un filo rosso che lega Roma Capitale. Io farò di tutto perché alla fine di questi 5 anni l'Italia sia una repubblica federale e presidenziale, con più poteri ai comuni, ai cittadini, alle regioni, con un presidente eletto, ai cittadini. Come qualche giornale ogni tanto a Roma cerca di mistificare, no, l'autonomia, no, perché fa, ma no, l'autonomia non toglie niente a nessuno. E tu dici, è prevista dalla Costituzione, prevista dai costituenti, è ribadita spesso dal presidente Mattarella. Cosa vuol dire? Che se c'è una regione all'estremo nord o all'estremo sud, che domani mattina anche la regione Lazio, come la regione Veneto o come la regione Basilicata, ritiene per capacità, per innovazione, per ingegno, per ambizione di poter gestire a livello regionale un servizio che oggi lo Stato gestisce spendendo di più e sprecando, lo deve poter fare senza togliere niente a nessuno. Noi dobbiamo, e questo è il discorso della revisione del reddito di cittadinanza, per qualcuno bisogna competere al ribasso, ovvero sia, se c'è lo studente bravo e lo studente meno bravo, bisogna rallentare in classe perché tutti devono andare alla velocità dello studente meno bravo. Se c'è il negozio di fianco all'altro, quello che c'ha sempre la fila e quello che è sempre vuoto, bisogna bastonare, mandare un controllino della finanza o della ASL a quello che c'ha sempre la fila per evitare che faccia troppi soldi, perché bisogna gareggiare al ribasso. Proviamo a essere un po' più ambiziosi e gareggiare al rialzo. Proviamo a vedere se la Regione Lazio è in grado di gestire a livello autonomo una competenza che oggi lo Stato gestisce male, sprecando soldi, e se invece di spendere 10, io una competenza la gestisco da Roma o da Latina o da Frosinone, spendendo 9, dando lo stesso servizio, quell'euro che io risparmio, che non lo tolgo alla Lombardia o alla Campania, è un euro che io risparmio che lo Stato spendeva male, lo tengo qua per abbassare le tasse ai cittadini del Lazio. Io penso che sarebbe il miglior modo per smascherare i politici incapaci che soprattutto in alcune regioni tengono sotto il loro scatto i cittadini, dicendo che è sempre colpa di altri. L'autonomia ti toglie l'alibi, se le cose non funzionano la responsabilità è tua e ci metti la faccia tu. Non può essere sempre colpa della sfortuna, di Salvini o del... Quindi in bocca al lupo, sono assolutamente carico, determinato, entusiasta, sono lì da 53 giorni, mi sembra che siano passati 3 anni, mi sono venuti un po' di capelli bianchi, ho perso 2 o 3 chiletti, ma mi fa solo bene, ma vi assicuro che questo è un paese straordinario, dove mezzo mondo vorrebbe venire a vivere, a studiare e a lavorare. Se tutti insieme, anche vincendo la Regione Lazio per un tassello, riusciamo a togliere un po' di burocrazia, un po' di tasse e a portare un po' di sicurezza, parlavo con l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, e abbiamo un piano di assunzione, dico abbiamo perché ormai mi sento parte della squadra, di 1500 donne e uomini che garantiscano la sicurezza sui treni e nelle stazioni italiane, perché prendere il treno e fare 2 passi in stazione non può essere la ruota della fortuna o della sfortuna, a seconda dei casi. Quindi un paese con un po' di sicurezza in più, un po' di burocrazia in meno, un po' di lavoro in più, un po' di tasse in meno, penso che sia il paese più bello del mondo dove venire a vivere. Io cercherò di esserci in questi 60 giorni il più possibile, però la vittoria che è a portata di mano, e conto che in questo fine settimana gli amici alleati ci offrano il nome del candidato governatore, almeno al pranzo di Natale si possa discutere con chi c'è a fianco dicendo di quello che sarà, però io conto, se voi contate su di me, e ci rivedremo spesso a Roma e non solo a Roma, perché la forza radicata nei territori e nei comuni, ringrazio ad esempio un amico come Sergio Pirozzi per le battaglie che ha fatto, ma soprattutto per le battaglie che farà, perché qua non ci sarà tempo di annoiarsi per nessuno. Conto su di voi perché veramente è a portata di mano, come mai in passato. Questo giro, se vinciamo, poi
sia a livello nazionale che a livello regionale, e poi la prossima sarà il comune, perché diciamo che l'ultima battaglia è stata un po' complicata, mettiamola così, facciamo anche autocritica, però dagli errori si può solo imparare. Quando perdi una battaglia puoi reagire in due modi: o deprimerti, abbandonare il campo e maledire la mala sorte, oppure trarre lezione dalla sconfitta, dai tuoi errori, e provare a non ricommetterli questi errori. Quindi io penso che il 12 e il 13 febbraio rimarranno scolpiti nella storia di Roma e della Regione Lazio, non tanto grazie a me e a chi è seduto dietro a questi tavoli, faremo il nostro, ma la storia il 12 febbraio la scrivete voi. Buona vita, buona battaglia e buon Santo Natale a tutti voi. Grazie di cuore.